Elisabetta Righini, se noi diciamo psicologia economica e finanza comportamentale, diciamo la stessa cosa? In gran parte sì, diciamo che la psicologia economica è più ampia della finanza comportamentale perché la finanza comportamentale si riferisce a quell'ambito dell'economia che è quello finanziario, ma sono sicuramente due piante che nascono dalla medesima radice, cioè l'applicazione dei risultati delle ricerche scientifiche in campo psicologico alle teorie economiche, ribaltando in gran parte le soluzioni a cui giungono gli economisti classici. Possiamo dire che è una pianta che è cresciuta notevolmente in questo periodo di grandi crisi economica e finanziaria. Diciamo che è una pianta che è stata riscoperta in questo periodo perché in realtà questi studi cominciano negli Stati Uniti negli anni 70 e hanno una grande fioritura negli anni 90 e primi anni 2000. Ovviamente dopo la crisi questi temi sono stati riscoperti, sono oggetto di sempre maggiore attenzione da parte degli studiosi e si spera anche, diciamo, sempre più divulgati fra le persone. A mio parere questi temi sono molto attuali in quanto la crisi economica che stiamo vivendo nasce come una crisi finanziaria. Tuttavia, a seguito di questa crisi, io credo che non si riscontri da parte né degli operatori né appunto dei teorici né dei governi un cambiamento di rotta, cioè continuiamo a ragionare sulla base di quelle che sono le teorie economiche tradizionali, neoliberiste, che ci propongono un capitalismo selvaggio su base finanziaria, però tutto questo sta portando non soltanto l'Italia ma tutto il mondo, direi, verso la catastrofe, per cui sarebbe il caso di ripartire dalle basi, cioè prima ancora ripensare a delle azioni concrete, cambiare mentalità e studiare anche chi la pensa diversamente, le opinioni di coloro che non sono allineati su certe linee tradizionali. Ecco la psicologia appunto. Sì, sì, infatti diciamo che queste teorie della psicologia comportamentale mettono in crisi quella che è la teoria centrale, il punto centrale delle teorie economiche attualmente più up to date in materia di mercati finanziari, che sono quelle che ritengono che il risparmiatore sia razionale e quindi essendo l'investitore razionale i mercati sono in grado di correttamente fissare i prezzi e lasciare al mercato la guida dell'economia sarebbe la soluzione più opportuna, mentre queste teorie mettono in evidenza che non c'è questa razionalità nel risparmiatore proprio perché la mente umana funziona in maniera diversa rispetto a al modello astratto che gli economisti tradizionali prendono in considerazione. Mi viene da chiedere, forse è meglio rivolgersi allo psicologo invece che al promotore finanziario? In certi casi potrebbe essere vero, nel senso che è ovvio che nel momento in cui noi facciamo un'operazione di investimento inseriamo anche tutta una serie di motivazioni personali e la psicologia della persona sicuramente conta. Il mio lavoro si sofferma più su aspetti di carattere diciamo normativo, nel senso che, per fare un esempio concreto, gran parte della normativa in materia di mercati finanziari si basa sull'informazione data al risparmiatore. Questa informazione è contenuta in tutti quei documenti, prospetti informativi che ci vengono proposti. In realtà questi prospetti non solo non sono letti, ma sono di difficile comprensione, quindi per esempio sarebbe opportuno studiare delle tecniche di comunicazione che fossero più idonee a far capire esattamente ai risparmiatori quello che stanno facendo, così come proporre iniziative di investor education, cioè di formazione, informazione finanziaria. Ma forse bisognerebbe cominciare a capire qualcosa di economia, a studiarla fin da bambini, dall'elementare. Certo, sicuramente l'educazione finanziaria fin dalle scuole, fin dall'elementare, direi fin comunque da piccoli è indispensabile in un sistema di questo tipo che abbandona un po' forme di protezione paternalistica che erano proprie del passato. Per dire, un tempo potevamo contare su una pensione pubblica, ora dobbiamo prepararci in anticipo a una pensione privata. Questo ovviamente richiede che chi deve decidere siamo noi stessi, ma dobbiamo essere informati. A parte il problema informativo, l'investor education è anche qualcosa di più, cioè anche diventare consapevoli di quei meccanismi mentali che ci fanno fare delle scelte sbagliate in situazioni di rischio. Secondo lei questa grande crisi avrà un cambiamento di rotta, per dire ci sarà una fine? Spero che
e spero che questo avvenga senza che le situazioni, insomma, gravi che viviamo precipitino ulteriormente, e ci si renda conto che è necessario ripensare quelli che sono i modelli di sviluppo, a quelle che sono poi le teorie anche economiche generali, e pensare un sviluppo basato non su criteri quantitativi ma qualitativi, quindi superare, no, la famosa diatriba del PIL, prodotto interno lordo, che misura soltanto in termini quantitativi e non nella qualità in realtà della vita. Pensare a un nuovo modo di produrre che, per esempio, nei paesi avanzati non tenda più alla quantità di beni prodotti ma alla qualità, e occuparci anche di temi come l'agricoltura sostenibile, quindi la sostenibilità ambientale, quindi un nuovo modo di concepire lo sviluppo, appunto, che penso sia urgente. Mi auguro che a livello globale ci se ne accorga prima della catastrofe, però sono fiduciosa, insomma. Thank you.